Ciao a tutti amici di Lega Nerd, sono Zed Castle. Oggi continuiamo quel format che probabilmente avete già visto con la scorsa puntata, ovvero Ruggero racconta. Perché il nostro amico Ruggero dei Timidi la volta scorsa ha fatto il video per presentare Predator 30° anniversario, ci è piaciuto, ma noi vogliamo essere convinti al 100%. E quindi oggi, che in tutto il mondo si celebra il The Walking Dead Day, abbiamo deciso di affidare il racconto di questa grandissima e iconografica serie proprio a Ruggero dei Timidi. E quindi, signore e signori, Ruggero racconta The Walking Dead di Robert Kirkman. Ciao, sono Ruggero dei Timidi, cantante confidenziale di canzoni dalle melodie senza tempo, ma dalle tematiche molto attuali, devo dire, che adesso non ve le dico perché sono qui per altri motivi. Le trovate sull'internet. Quanto tempo ho per rispondere? Ora. È una serie TV che però prima era un fumetto, cioè è nato come fumetto. Io però ho visto prima la serie TV e mi sono appassionato. E poi sull'internet, tra l'altro, ho messo un post dicendo: oh, ma che bello, mi piace The Walking Dead. E mi ha scritto il responsabile dell'uscita del fumetto in Italia, Salda Press, e mi ha detto: vieni a vedere che fanno anche i fumetti. È bellissimo questo. E li ho letti tutti. Certo, ho letto quello al mattone un po' scomodo, perché a letto la sera anche in bagno non è proprio facilissimo, signor Kirkman. Io lo devo dire, quello grosso, no. Quelli, li fa già separati, sì. Ho detto che non leggo proprio fumetti, però bello. Poi ci sono le differenze fra quello che si vede nella serie e il fumetto, che adesso però non chiedetemi troppo perché è un po' difficile da seguire. Cantante, quello dei... l'eroe che tutti vorremmo essere, anche se a volte è quell'eroe che dici: ma è veramente un eroe o un po' scemo a volte? Perché dici: ma fa delle uscite, nasce come poliziotto, poi entra in coma, si risveglia, sono tutti zombie. Mi aspetto sempre che alla 30esima stagione di The Walking Dead dici: ok, svegliati dal coma, ma ho 70 anni adesso. Sì, però che coma ti sei fatto con gli zombie? Molto divertente. Rick Grimes siamo noi che scopriamo assieme a lui quello che sta succedendo, come lui si risveglia. Anche noi stiamo imparando che ci sono gli zombie, per cui Rick, lui, insomma, siamo tutti noi. È uno dei miei personaggi preferiti, perché è proprio il ragazzotto del pub sotto casa, giubbotto di pelle, la moto, la balestra, tipico di chi sta al pub sotto casa, no? Ascolta solo musica hard rock o musica metal, però quando parte la Pausini si commuove sempre, perché lui è un tenerone, lui fa il duro perché, diciamo, è cresciuto in questi gruppi tutti molto maschili, ma lui è il tenerone della serie. La coppia più improbabile che si sia mai vista. Anche la speranza di tanti... Qua siamo su Lega Nerd, giusto? Speranza di tanti nerd, tanti Glenn che ci sono nel mondo, che non hanno speranza con una come Maggie, però grazie al fatto che il mondo è pieno di zombie, sono tutti impazziti, e soprattutto padre di Maggie tiene degli zombie nel fienile, per cui anche, diciamo, anche lei non si sa cosa succede domani, e questo succede. Chi non si vorrebbe fare Maggie? E tutti. Per cui Glenn è fortunato, perché, cioè, sta con una gnocca lui, che per cui tutti siamo tutti sono un po' Glenn, loro io no, perché io ho te, tu Meg. Sei la mia Meg. Meg chi è? Meg. Non mi ricordo. Come non ti ricordi? Abbiamo visto 7 stagioni e non ti ricordi Maggie è quella gnocca. Vai torna nel fienile da dove è riuscita. Scusate, rapporti di coppia. Prossima domanda. Beh, Negan è proprio il classico cattivo per antonomasia, per quello che dici: non mi interessa quando schiatti, voglio sapere come. Però dici: aspetta un attimo, non schiattare così subito, fai ancora 2 o 3 cose delle tue, perché dopo tutto ci basta un sorriso, di quei bei sorrisi come solo Negan sa fare. Dici: dai, combina ancora qualcosa delle tue, che poi schiatti ancora male proprio. Sento un po' di esagio nelle vesti di Negan, mi sento un po' cartonato, però è...
Il mio personaggio preferito è gli zombie. A me non interessa delle storie, clan e si picchiano uno con l'altro. A me interessano gli zombie. Mi fanno ridere, mi fanno tenerezza, mi fanno simpatia. Vorrei avere degli zombie davanti al cancello di casa. Ogni tanto, sai, per sfogarti, infilzo due zombie e sono a posto. Questo io vorrei. Io sogno un The Walking Dead fatto solo di zombie. Invece adesso tendono ad aumentare i dialoghi e gli zombie sono secondari. Mentre una volta era bello fare lo zombie. C'è la scuola di zombie anche, no? Io sogno un The Walking Dead dove gli zombie tornano ad essere protagonisti, basta i dialoghi, basta le cose, pian pianino i zombie hanno la meglio, ultima stagione solo zombie. Riassunto delle puntate precedenti. 20 puntate di zombie che vagano. Il segreto del successo di The Walking Dead è il divano. Per chi ha il divano e lo segue sul divano è meglio. Se non hai il divano è un po' difficile, perché un po' fa l'effetto a volte partita di tennis, no? Che dici, oh cavolo, la partita di tennis, inizi a vederla, poi quando inizio... dopo un po' inizia ad appisolarti. Ecco, questo mi fa un po' quell'effetto. Il fumetto è diverso, nel senso il fumetto è un po' più difficile addormentarti col fumetto, anche perché io poi ho quei fumetti, quelli grandi, per cui se no mi cade tutto. Invece no, il fumetto ti tiene. La serie, ultime stagioni, un po' parlano troppo, veramente. Invece la cosa bella all'inizio era proprio che scappavano dagli zombie e si nascondevano, per cui secondo me il segreto è quello: meno dialoghi, più gente che scappa e si nasconde. Con il turismo, l'Italia deve sfruttare questa risorsa che ha. Immagina combattimenti zombie contro umani al Colosseo, all'Arena di Verona. Quello può essere una cosa bella. Oppure mi immagino, vado a Pisa, mi metto sulla torre, non dico proprio su in alto, ma magari secondo piano, dalla parte pendente, no? Arrivano gli zombie lì, no? Tutti per cercare di prendermi, e poi facciamo la foto e sembra che gli zombie vogliono raddrizzare la torre. Sviluppiamo le potenzialità che l'Italia ha: turismo e zombie. Udine, sceglierei Udine. Perché dobbiamo andare fino ad Atlanta per rifondare sempre in America? Gli UFO vanno in America, gli zombie in America. Mandiamo gli zombie a Udine per ravvivare anche un po' la città, che non sia solo l'udinese, il lavoro, no? Le caratteristiche di Udine. Dici, mettiamo un po' di zombie per dare un po' più di pepe alla città. E vedi come iniziano a correre. Dammi, abbiamo, guarda, la chitarra di The Walking Dead autografata da Negan. Da Daryl? Da Robert Kirkman. Da Kirkman? Non è morto nella prima stagione, no. È il fondatore di The Walking Dead. Ve l'ho fatta, lo sapevo benissimo, ragazzi. Torna Udine, torna Udine, cosa Atlanta che Udine non ha. Io la metterei via perché è un po' scordatina. Ma per adesso, allora, Lucille è bella, qui in una riproduzione ovviamente non fa male, diciamo ci vuole della forza, no? Poi schizza dappertutto, motosega neanche perché schizza ancora di più, per cui rimane la pistola, però mi fa un po' sempre effetto la pistola, cioè io sono un fan della pallavolo per dire, no? Invece la balestra mi piace perché è vintage, poi è silenziosa, è anche un bello oggetto di arredamento, quindi lì, ma cos'è la mia balestra, no? Che bella balestra, era del tuo antenato, sì certo. La mazza e la motosega devi stare vicino, c'è contatto fisico, a me non piace. La pistola sarebbe bella, però parte il colpo, magari quello muore. La balestra è divertente, perché ti parte il colpo, magari lo colpisci qua e vedi lui che... ah, è divertente la balestra. Io mi chiudo in un negozio di scarpe. Negozio di scarpe? Sì. Al centro commerciale? Sì, anche al centro commerciale, perché ci sono è il primo posto dove vanno gli zombie. Secondo me già ci sono gli zombie al centro. Già ce n'è qualcuno, per cui non è indica. Io farei la vita di solita, che facciamo tipo? Sempre. A casa guardare The Walking Dead. The Walking Dead. Però lì diventa, capito, una serie neorealista, perché poi esci e c'è veramente, capito? A mangiare il sushi sul divano. Il? Sushi. E chi lo fa il sushi? Non lo so, magari qualche zombie fa anche lo sushi. Lo zombie fa il sushi? Sì, fa il sushi. I zombie non fanno niente, no, no. Vanno avanti e fanno... e tu gli devi dare giù con la mazza. Non adesso, non adesso. Non siamo pronti. Però ho studiato io a casa, che ci sono tutti i cancelli, ci hanno anche i infilzoni. Quindi gli zombie non possono infilzarsi. Gli zombie non scavalcano. E anche l'altro cancello. Cioè siamo tutti. Non sa niente di zombie. Devo far tutto io, come sempre. Anche con gli zombie. Per fortuna c'ho la balestra. Se vuoi venire a casa a vedere la mia collezione di balestre? Questa è proprio una figata. Grazie, di lavoro allora, faccio questo. Sì. È una ziggurat di The Walking Dead.
po' sull'internet. Io mi voglio fare Maggie. Hai capito? Ruggero che racconta The Walking Dead. Bene. Teniamo quella di prima, anche se era coperta tipo dei ring. Io picchio a te. No, ti prego, Maria. Stai parlando male di Udine? Ma tiri pure lì la camera, dove sei, cioè, andava benissimo.